Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando a parlare della tragedia ieri in mare a Vasto, nella quale ha perso la vita un uomo di 78 anni, originario di Isernia. Al via della stagione estiva la direzione marittima raccomanda prudenza ai bagnanti ricordando il numero di emergenza 1530. Paolo Renzetti. Comandante, sta prendendo il via la nuova stagione estiva, purtroppo ieri a Vasto c'è stata la prima tragedia in mare, più che mai d'obbligo le raccomandazioni della direzione marittima Abruzzo e Molise per i bagnanti, ma per tutti quelli che frequentano il mare. Sì, in effetti ieri c'è stata una seconda tragica, un secondo tragico evento dopo quello di Ortona. Fermo restando il riservo delle indagini in corso, però ovviamente possiamo dire che si è trattato di annegamenti per i quali è opportuno in effetti dare dei consigli. Comandante, tornando all'estate, alla stagione che verrà, quando si fa il bagno in mare quali sono le precauzioni da prendere? Sì, ovviamente andando a interloquire con il bagnante di tutti i giorni, la prima cosa da consigliare è le proprie condizioni fisiche. Ovviamente non immergersi quando si è consumato un pasto prima delle 3 ore, oppure se si è fatto una colazione così fugace un paio di ore. Inoltre se si fanno le immersioni non fare più di un paio di ventilazioni, se no si va in iperventilazione. Ancora si ricorda che la fascia di 200 metri è riservata ai bagnanti e quindi in questa fascia non deve essere occupata dai natanti, viceversa i bagnanti poco esperti devono guardare le boe bianche che indicano le acque sicure dove appiedano e quindi magari limitarsi a stare in quelle acque. Il mio consiglio sia rivolto ai più esperti che meno esperti, mi sento di dover consigliare la massima prudenza e il buon senso. Bollettino Covid odierno, sono 205 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, 375 di questi sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 12,75%, 5 decessi recenti, il bilancio delle vittime sale a 3.338. In calo i ricoveri, gli attualmente positivi sono 17.727, 178 pazienti, meno 1, sono ricoverati in ospedale in area medica e 3 con un decremento di 1 unità, anche in questo caso in terapia intensiva. Tutti gli altri sono ovviamente in isolamento domiciliare. I guariti sono 645, vediamo le variazioni provincia per provincia, 38 in più in provincia dell'Aquila, 74 in provincia di Chieti, 48 in provincia di Pescara, 35 in provincia di Chieti, 4 sono persone che risiedono fuori regione, mentre per 6 sono in corso verifiche sulla provenienza e, come abbiamo detto, continuano a scendere rapidamente i ricoveri legati al Covid-19 in Abruzzo, tanto che le terapie intensive registrano il dato più basso del 2022, fermandosi su valori raggiunti l'ultima volta la scorsa estate, ovvero 3 pazienti in rianimazione. Non erano così pochi dallo scorso 13 agosto 2021, scendono anche i ricoveri complessivi che tornano ai livelli di fine dicembre, prima della maxi ondata provocata dalla variante Omicron. Al momento il tasso di occupazione dei posti letto è al 2% per le terapie intensive e al 13% per l'area non critica. Continua a ridursi anche il numero di nuovi casi, che nell'ultima settimana sono stati 2.923, solo 15 giorni fa erano il doppio. La variazione su base settimanale
è pari al meno 25%. Scende di conseguenza l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti, che con un dato pari a 229 è la più bassa registrata dalla seconda metà di dicembre ad oggi. Nel complesso tutti gli indicatori sono in miglioramento, i casi attivi come detto sono 17.727, dato più basso registrato nel 2022. Il record assoluto per converso di attualmente positivi c'era stato lo scorso 5 febbraio, quando c'erano stati 118.707 positivi, 15 decessi registrati nell'ultima settimana, caratterizzata peraltro da 3 giorni senza vittime contro i 23 dei 7 giorni precedenti. Cambiamo argomento adesso, cerimonia ufficiale a Chieti per i 208 anni di anniversario dell'Arma dei Carabinieri sul territorio. Durante la consegna dei riconoscimenti, ribadito il ruolo importante che l'Arma ha avuto durante la pandemia. Abruzzo e Molise sono stati infatti l'unico caso in cui hanno avuto la responsabilità dell'assetto di sostegno sanitario che la difesa ha reso disponibile alla comunità. Selenia Secondi. Ascolto del territorio, attività quotidiana e vicinanza al cittadino sono il segno tangibile della presenza dei carabinieri. In occasione della festa dell'Arma, che si è tornata a celebrare con il pubblico dopo 2 anni di pandemia, si rinnova il legame tra carabinieri e Abruzzo e Molise. Un legame che ha più di 2 secoli alle spalle, da quando cioè nel 1861 venne istituita l'ottava legione di Chieti. 288 sono oggi i comuni abruzzesi che vedono la presenza delle stazioni territoriali, e per 208 di loro queste rappresentano l'unico presidio di polizia. Una vicinanza al cittadino che si traduce in numeri significativi, 32.000 i reati perseguiti in un anno dall'Arma. Certamente l'Abruzzo e Molise hanno delle caratteristiche particolari, sono delle aree urbane più grandi, ci sono anche delle aree rurali. In ogni caso sono i reati contro il patrimonio e anche quelli che hanno a che fare con lo spaccio, detenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, quelli su cui rivolgiamo la maggiore attenzione. Tanti i riconoscimenti ai militari in servizio consegnati oggi dalle autorità presenti quale segno di riconoscenza per il servizio svolto. Il lavoro è quotidiano, è intenso, molte volte non è facilmente quantificabile in numeri perché si esprime nel quotidiano, però quando riusciamo a dare anche un riconoscimento, questo credo che sia una gratificazione per tutti. Anniversario numero 208 per l'Arma dei Carabinieri che oggi si festeggia qui nella caserma Rebeggiani di Chieti appunto. Generale, le forze che avete messo in campo per la pandemia sono state significative e decisive per l'Abruzzo e il Molise, che ha rappresentato anche un unicum. Sì, intanto grazie davvero per la vostra attenzione sempre, perché questo ci ha consentito di poter essere vicini alla gente. Ha ragione, i Carabinieri di Abruzzo e Molise sono stati gli unici in Italia a doversi interfacciare per quanto riguarda le esigenze della pandemia. Abbiamo iniziato con i tamponi, con i drive-thru, andando a competere quasi il 12% giornaliero di tamponi nell'ambito regionale, pur lavorando su un'unica provincia, parliamo di oltre 100.000 tamponi, e abbiamo operato le vaccinazioni per i più deboli, e di questo andiamo molto fieri, perché noi ci siamo fatti le RSA, gli anziani, i piccoli comuni dove l'età media è molto elevata, e anche qui abbiamo raggiunto oltre 40.000 vaccinazioni. Voi considerate che in Abruzzo e Molise l'Arma è stato l'unico caso in Italia in cui l'Arma era responsabile degli assetti di sostegno sanitario che la difesa ha reso disponibile alle comunità, e qui sono intervenuti medici e infermieri dell'Arma provenienti da tutta Italia per fornire questo supporto. Nell'udienza di oggi il Tribunale di Pescara ha assolto la Toto Holding S.P.A. nell'ambito del cosiddetto processo Maremonti, perché il fatto non sussiste. Vengono quindi a cadere tutti i capi di imputazione dei presunti illeciti amministrativi nei confronti della società e degli enti coinvolti. Nell'ambito della stessa inchiesta
Nel maggio 2018 la Corte d'Appello dell'Aquila aveva già assolto Carlo Toto per non aver commesso il fatto dei reati di truffa e falso dopo che questi aveva rinunciato alla prescrizione, spiega la società. Si tratta di un'inchiesta avviata nel 2008 dalla Procura di Pescara su presunti illeciti relativi all'appalto per la realizzazione dei lavori di adeguamento di alcuni lotti sulla SS81 Piceno-Aprutina affidati all'ANAS nel 2000. Dall'ANAS alla società proprio nell'anno 2000. Secondo la tesi della Procura, l'appalto per la realizzazione di questi lavori sarebbe stato modificato con l'obiettivo di renderlo vantaggioso per la società. La ricostruzione privata a Teramo è più spedita che nel resto del cratere abruzzese. Nel capoluogo la burocrazia consente di andare più veloce, ci ha spiegato il direttore dell'USR Rivera, secondo cui l'ordinanza 126 di Legnini ha dato una risposta esauriente all'emergenza caro materiali nell'edilizia. Giuseppe Dintino. Oltre 102 milioni di euro erogati finora a Teramo per la ricostruzione privata post-sisma del 2016. Si tratta del 42,2% del totale concesso all'interno del cratere abruzzese. È quanto emerge dal report mensile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che ogni mese dà il via libera a circa 75 cantieri per un valore economico di quasi 20 milioni. Teramo si conferma un traino alla ricostruzione, ha dichiarato il sindaco D'Alberto commentando i numeri datati al 31 maggio scorso. A Teramo infatti è stato completato il 75% delle pratiche presentate. La percentuale media del resto del cratere si attesta intorno al 67,3%. La differenza è principalmente per la burocrazia, ci spiega il direttore Rivera. Su Teramo c'è in questo momento un'accelerazione legata al fatto che, essendo una città, il più delle volte ha conformità urbanistiche ed edilizie dei propri edifici, mentre nei piccoli paesi spesso ci troviamo di fronte a dei piccoli abusi edilizi e per poter finalizzare le pratiche è necessario prima sanare gli abusi e quindi procedere attraverso le regole, le procedure che alle volte sono anche un po' complicate. Quindi questa differenza sta proprio in questo, sta nella maggiore conformità urbanistica ed edilizia, la minor presenza di abusi all'interno della città capoluogo qual è appunto Teramo. L'ufficio è in grado di erogare i contributi di ricostruzione, dice il direttore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Col PNRR dovranno arrivare nel cratere 1 miliardo e 780 milioni, di cui 1 miliardo e 70 milioni destinati alle opere pubbliche e gli altri 700 milioni per le sovvenzioni alle imprese. I bandi partiranno entro la fine di giugno e andranno da 200.000 euro a oltre 20 milioni. Il settore dell'edilizia è però da un paio d'anni alle prese con il costante aumento dei prezzi delle materie prime che rischia di paralizzare i cantieri. Il commissario Legnini, tramite un'ordinanza in vigore dal 24 maggio, ha ridefinito il prezziario e aumentato il tetto massimo dei contributi erogabili. Finalmente si sono sbloccate molte pratiche, le parole di Rivera. La soddisfazione è unanime, quindi questo 20% che è stato dato per il residenziale, il 25% in più che è stato dato per il produttivo, ad oggi insomma è di piena soddisfazione. Finalmente si sono sbloccate molte pratiche, ecco, questo 25% di cui parlavamo sono i cantieri, no, incagliati anche per il caro materiale. Quindi in questi ultimi giorni, proprio ultimissimi giorni, una settimana a questa parte, stiamo riscontrando molte integrazioni documentali legate proprio anche a questo caso. Quindi sono sicuro che i prossimi mesi daranno ulteriore soddisfazione. C'è l'altra scadenza che era imminente, era prevista per il 30 giugno, è stata prorogata, posticipata al 15 ottobre per la presentazione del danno grave con assistenza cassa, al 31 dicembre per tutte le altre fattispecie. Lì cercheremo insomma di farci trovare pronti. È sempre più caldo il dibattito a Pescara su un'eventuale pedonalizzazione di Corso Vittorio Emanuele. I commercianti sono divisi, ma l'amministrazione comunale assicura che non ci sarà nessuna chiusura se non per particolari eventi. Assessore Cremonese, Corso Vittorio, pedonalizzazione sì, pedonalizzazione no, ci sono commercianti favorevoli, altri meno. Qual è la situazione e qual è l'obiettivo dell'amministrazione comunale? Cosa ne sarà di Corso Vittorio Emanuele? Ma in realtà io non riesco ancora a comprendere la polemica che è sorta attorno a Corso Vittorio Emanuele, perché non c'è niente di diverso che l'amministrazione abbia deciso per quella strada. In realtà l'amministrazione comunale ha ricevuto una proposta di due esercenti in particolare che chiedevano la chiusura di un tratto di strada per organizzare eventi con lo scopo di portare più gente su un corso che, a loro dire, in questo momento soffre
soffre un po' di presenze. L'amministrazione che cosa ha fatto? Ha recepito questa domanda, come fa per tutte le domande che arrivano nelle nostre segreterie, ha fatto una riunione tecnica per capire innanzitutto la fattibilità e ha detto, già annunciato, che farà una riunione perché sia la maggioranza, sia le associazioni di categoria e sia i commercianti devono essere d'accordo su un'ipotesi di questo tipo. Non si parla assolutamente di pedonalizzazione, ma nel caso della possibilità di dare in alcuni giorni della settimana e dopo l'orario di chiusura dei negozi, quindi nessuno avrebbe alcun tipo di problemi, la possibilità di chiudere dei pezzi di strada per fare dei concerti, degli eventi, proprio per portare gente su Corso Vittorio. Tra l'altro voglio ricordare che negli anni passati quasi tutti i commercianti di Corso Vittorio hanno chiesto a me, al sindaco, di organizzare eventi proprio su quel luogo, in determinati giorni della settimana e anche in determinati orari, quindi davvero non riesco a capire come è nata questa polemica. Resteranno ovviamente le chiusure nei giorni di festa di Corso Vittorio come è stato fino ad oggi? Sì, sì, assolutamente tutto resterà come prima, l'amministrazione non ha fatto alcun provvedimento se non prendere in considerazione una richiesta che è pervenuta legittima da parte degli esercenti, alla quale l'amministrazione in maniera seria, come sempre fa, sta verificando innanzitutto la fattibilità, perché ci vuole innanzitutto la fattibilità tecnica, poi chiaramente si dovrà verificare il percorso politico-amministrativo, cioè verificare se la maggioranza è d'accordo a un'ipotesi per organizzare eventi su una strada che è comunque una strada molto importante, e poi le associazioni di categoria che sono fondamentali chiaramente in queste decisioni per le nostre scelte. Ad oggi quindi non c'è assolutamente nulla e nel caso ci fosse non si può parlare di pedonalizzazione, ma in qualche giorno della settimana organizzare degli eventi su Corso Vittorio con lo scopo di portare tanta gente in quel luogo. Si avvicinano le elezioni amministrative ad Ortona, il sindaco uscente Leo Castiglione punta ad essere riconfermato primo cittadino il prossimo 12 giugno. Il mio progetto civico ha rimesso il cittadino al centro, ha dichiarato al TG6. Bisogna continuare a lavorare mattone dopo mattone. Noi abbiamo ridato decoro e ordine a questa città recuperando quei vuoti che erano stati lasciati soprattutto dall'amministrazione precedente e dobbiamo dare seguito e continuità ad un programma che è stato realizzato in gran parte nonostante i quasi 3 anni di pandemia e altre criticità che abbiamo incontrato. Non ci siamo mai fermati, anche durante la pandemia abbiamo sempre lavorato, abbiamo fatto degli investimenti importanti sulla città, ma ripeto, soprattutto abbiamo rimesso il cittadino al centro della città e di tutta la cittadinanza attiva. Ecco, come diceva, sono stati 5 anni difficili per forze di cose, ma se ne dovesse dire una, qual è stata la soddisfazione più grande di questo mandato? Guardi, sono state tante, ma devo dire che soprattutto in quelle criticità abbiamo riscoperto quel senso di appartenenza che forse in questa città, in questo territorio si era un po' smarrita e su questo dobbiamo continuare, perché il mio progetto civico ha rimesso al centro, lo voglio ripetere, il cittadino. Tanti giovani si sono avvicinati al mio progetto, 80 persone della società civile dall'alto profilo professionale che hanno sposato questo progetto perché si sono sentiti effettivamente, forse per la prima volta, parte integrante anche delle decisioni che un amministratore, un'amministrazione prende per la crescita del proprio territorio. Certamente la prima soddisfazione è stata quella che avevamo promesso 5 anni fa, e cioè revocare la delibera della precedente amministrazione con la quale si era manifestato interesse al deposito GPL, e dopo un anno, grazie alla nostra azione, alla nostra contrarietà, al nostro coraggio, il MISE ha accolto la nostra istanza e quel progetto è stato bocciato. Oggi con i fondi PNRR bisogna rispettare delle regole e delle scadenze ben precise. E cambiare amministrazione potrebbe mettere a rischio questo e non ce lo possiamo permettere. Ortona inoltre non può uscire dal comitato ristretto dei sindaci, dove è rientrato grazie a un sindaco civico per difendere l'ospedale di Ortona e soprattutto tutelare la salute dei nostri concittadini. Si è svolto questa mattina all'Università di Teramo un incontro promosso dall'Ordine dei giornalisti sul ruolo della stampa durante il ventennio fascista. È stata anche l'occasione per approfondire il grave problema del precariato nella professione giornalistica. Tania Bonnici Castelli.
Il ruolo della stampa al tempo del fascismo è il tema di un incontro svoltosi all'Università di Teramo e promosso dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Un tuffo nel passato, ma che diventa incredibilmente attuale, oggi che paesi come la Russia usano per esempio la stampa come mezzo di propaganda. Il fascismo in qualche modo è nato anche attraverso la stampa. Io voglio semplicemente ricordare che Mussolini, da socialista nel 1914, diventa interventista e nazionalista sostanzialmente utilizzando uno strumento di informazione che è il Popolo d'Italia, finanziato anche con capitali, diciamo, provenienti da certi settori del capitalismo italiano o anche per esempio francese, ma sostanzialmente utilizzando il quotidiano, il Popolo d'Italia, come grande strumento politico. E voglio ricordare che una delle prime iniziative che il fascismo compì in maniera violenta contro la stampa, paradossalmente, è proprio l'assalto nel 1919 all'Avanti, appena neanche un mese dopo la nascita dei fasci di combattimento, nell'aprile del 1919. A sottolineare come la stampa sia uno dei gangli vitali, diciamo, del processo democratico o antidemocratico in generale, nel nostro paese in particolare. Ecco, nel nostro paese possiamo dire che c'è una stampa libera? Io credo di sì, sostanzialmente sì. Poi naturalmente la stampa libera è, come dire, è anche un processo che ha molto a che fare non soltanto con chi con la proprietà, diciamo, della testata giornalistica o televisiva che dir si voglia, ma anche a che fare molto con la professionalità e la dignità professionale dei singoli giornalisti. Cioè due cose non sono mai separate. C'è anche un momento, diciamo, di condizionamento, talvolta anche coercitivo, come stiamo vedendo per esempio per la Russia in questo periodo storico particolare, ma c'è anche tanto conformismo. Ma è soprattutto il problema del precariato che rende debole l'intera categoria dei giornalisti italiani, come spiega il presidente dell'Ordine d'Abruzzo, Stefano Pallotta. C'è un restringimento molto forte della libertà di stampa dovuto a molteplici fattori, uno di questi è il precariato. La precarizzazione della nostra professione comporta molto spesso una limitazione della libertà di stampa, e a questo si aggiunga per esempio tutto il discorso sulle querele temerarie che ricadono sui colleghi precari in maniera molto forte, cause civilistiche con richieste di risarcimento in denaro astronomiche, e questo comporta sicuramente una contrazione della libertà di pensiero, della libertà di critica, per cui i nostri filtri stanno per essere azzerati, e questo è uno dei motivi per cui molte agenzie di rating che valutano la libertà di stampa nei paesi occidentali o comunque nel mondo ci mettono in classifica, ci mettono in posti molto bassi rispetto alle altre situazioni occidentali. Si è tenuta questa mattina al Caffè Letterario la presentazione di Funambolica 2022, 16° Festival Internazionale del Nuovo Circo. L'evento si svolgerà dal 20 al 26 giugno al Porto Turistico di Pescara e il 5, 8 e 9 luglio al Teatro D'Annunzio. Simone D'Angelo, portavoce dell'ente Manifestazioni Pescaresi. Partita la stagione estiva dei grandi eventi a Pescara, uno di questi è sicuramente Funambolica. Sì, la stagione della ripartenza vera e propria, visto che le condizioni ci permettono di poter riaprire il teatro a tutto tondo, e Funambolica in particolare rappresenta un fiore all'occhiello per l'offerta culturale, perché è vero che i festival musicali sono bellissimi, ma è facile trovarli in tutte le città d'Italia. È il Festival del Nuovo Circo invece che si trova in città di nicchia, quindi Pescara deve essere orgogliosa di avere questo festival che racchiude come ogni anno intuizione, innovazione e spettacolo. Abbiamo tre appuntamenti, il primo è al Porto Turistico dove c'è il tendone, ospitiamo ogni anno una diversa compagnia con un proprio tendone scenografia, è un appuntamento dedicato a tutti perché chiaramente i più piccoli trovano un certo tipo di fascino, ma anche i più grandi possono trovare ricerca e sofisticazione in spettacoli che sono sempre nuovi, quindi dal 20 al 26 di giugno il tendone al Porto Turistico. All'interno del Porto Turistico. Poi il 5 luglio, Teatro D'Annunzio, c'è una compagnia francese che si chiama Esquive in Prima Nazionale a Pescara, è una spettacolare esibizione di questi artisti che si lanciano nel vuoto, camminano sulle pareti in un incrocio tra danza contemporanea e musica elettronica, veramente anche questo è un appuntamento adatto a tutti. Poi abbiamo il Gran Galà, l'8 e il 9, due repliche per consentire a tutti, perché è uno spettacolo molto richiesto, e come sempre è una
nuovissima, ogni anno nuovissima raccolta dei più grandi artisti di circo che ci sono al mondo, quindi cerchiamo di mettere insieme in una sola serata, per una sola serata al mondo, i vincitori del Festival di Monte Carlo, dei talent show italiani e stranieri, oppure le star dei grandi spettacoli internazionali. Avremo artisti da Francia, Russia, Venezuela, Italia, Germania, non mi ricordo più quante altre nazioni, numeri aerei a 12 metri d'altezza o equilibristi che saltano a terra, comici, e quindi tutta quella ventaglio di novità che ogni anno il pubblico è abituato a trovare sperando di meravigliarsi ogni volta. Parliamo di gastronomia adesso. Lasagne pezzate al sugo di coniglio di Fernando Di Iorio si sono aggiudicate la finale regionale del campionato di cucina per casalinghe e casalinghi, che si è tenuta a Manoppello con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Parla al maschile la finale regionale del campionato della cucina per casalinghe e casalinghi, con la vittoria di Fernando Di Iorio con il piatto sagnette pezzate al sugo di coniglio al ristorante Casa del Pellegrino del Volto Santo di Manoppello. Siamo con l'assessore Giulia Dell'Ellis, che ha presieduto la giuria. Che serata è stata? Allora Paolo, è stata sicuramente una serata emozionante, ricca di saperi e di sapori, se possiamo dire così, sapori di casa, e insomma io mi complimento con tutti i partecipanti a questa finale e mi complimento in particolare con il vincitore di questa serata insieme, che è appunto una vincita al maschile, quindi diciamo che si sono riequilibrate un po' le pari opportunità, no? Anche per gli uomini. Ecco, ad essere premiati anche i piatti timballino di scrippelle di Rosaria Barbetta e poi ancora il girello di ricotta di Antonietta Ferrante, gli spaghetti al Montepulciano d'Abruzzo di Rolando Pennese e poi ancora le pappardelle al sugo di cinghiale di Anna Monaco, fino ai bocconcini di pollo primavera di Giglio La Puca. Una gara di grande livello. Una gara assolutamente di grande livello. Io ho partecipato anche all'ultima finale regionale, che è stata fatta sempre qui a Manoppello assieme a te, e devo dire che siamo saliti di livello. Il livello dei piatti era decisamente notevole in questa serata insieme e la scelta dei voti è stata abbastanza difficile. Un appuntamento da ripetere, assessore. Noi siamo a disposizione, quando volete vi ospitiamo a Manoppello. Crediamo che il turismo debba essere rilanciato anche da questo, rilanciato anche a livello enogastronomico. Poi non a caso ci troviamo in una struttura che è assolutamente adiacente alla Basilica del Volto Santo e insomma un posto molto importante per il turismo di Manoppello. E adesso parliamo di calcio, di Lega Pro, andiamo in casa Teramo, fumata grigia, l'assemblea dei soci infatti convocata per questo pomeriggio è stata soltanto interlocutoria e non ha portato alcuna decisione, questo perché pare sia stata avanzata l'ipotesi di una proposta di lavoro su cui poter riflettere per dare un futuro alla società calcistica, soprattutto dovendo analizzare i documenti a supporto di questa ipotesi. A questo punto i tempi dovranno essere rapidissimi, l'assemblea sarà nuovamente aggiornata a stretto giro con ogni probabilità anche nel corso di questa settimana. Erano presenti all'incontro gli amministratori Cavallari e Tancredi, la dottoressa Claudia Capuano, il collegio sindacale e Franco Iachini. Dunque bisognerà ancora attendere in casa Teramo Calcio, con la scadenza per le iscrizioni al prossimo torneo di Lega Pro, che è fissata per il prossimo 22 giugno. E peraltro è arrivata nel pomeriggio anche una nota ufficiale da parte degli amministratori sul sito di Teramo Calcio con riferimento all'assemblea dei soci svolta nel pomeriggio di oggi. Si legge: i presenti hanno disquisito su tutti i temi all'ordine del giorno. Si rende noto parimenti che l'assemblea in oggetto è stata sospesa per approfondimenti sulla situazione societaria e verrà ripresa in continuazione nei prossimi giorni, in data da definire, anche con il fine precipuo di valutare eventuali manifestazioni di interesse per il club che dovessero pervenire. Questa è la nota degli amministratori di Teramo Calcio. Andiamo adesso in casa
Pescara, l'ex portiere biancazzurro Paolo Bordoni, che venerdì prossimo parteciperà all'iniziativa benefica Pescara Amarcord, fa le carte al futuro del sodalizio biancazzurro. Lo ascoltiamo. Questi sono giorni importanti per il futuro del calcio biancazzurro. L'ex portiere del Pescara, come vede il futuro di questa squadra, di questa società? Si parla dell'ingresso di nuovi soci e si guarda alla prossima stagione. Ma l'ingresso di nuovi soci può sicuramente portare bene, anche perché vuol dire avere delle disponibilità finanziarie maggiori per poter fare una squadra migliore. Sicuramente dobbiamo stare attaccati a questi colori che sono importanti per la città, e ultimamente questa magari vicinanza è mancata. Diciamo che se si riforma un gruppo importante si può fare sicuramente bene, ritornare in quei lidi dove il Pescara è abituato a stare e ci deve stare, ecco, quello sì. Quando giocavi tu spesso lo stadio Adriatico era pieno, ribolleva di calore e di entusiasmo. Negli ultimi anni questo entusiasmo è un po' venuto meno. Secondo te perché e come si può recuperare questo entusiasmo? Ma l'entusiasmo si recupera con i risultati, e i risultati sono la cosa più importante. Bisogna cercare di fare mente locale, di cercare di creare un'ottima squadra, una buona squadra che ci possa permettere di credere ancora in un futuro importante, ecco, quello sì. Si fanno tanti nomi di allenatori, anche quello ricorrente di Zeman, secondo te è una strada percorribile anche per riportare entusiasmo a Pescara? Ma io penso che all'interno della società ci sono le persone indicate per scegliere l'allenatore. Io direi sì, Zeman, non Zeman, sicuramente Zeman ha fatto la storia qui, potrebbe essere un ritorno importante per tutta la città, però gli addetti ai lavori sanno quello che devono fare, sicuramente faranno un'ottima squadra per poter riportare il Pescara a grandi livelli. Ecco. Per chiudere, Paolo, tu sei un ex portiere e nel Pescara c'è un portiere che si sta facendo davvero apprezzare di questi tempi, è Sorrentino, che tra l'altro tu conosci bene. Ma Roberto lo conosco molto bene perché ho allenato un anno all'Angolana prima che andasse proprio al Pescara. È un ragazzo eccezionale, un ragazzo umilissimo, già si vedeva allora che aveva una marcia in più rispetto agli altri. Non posso che augurare un bene a lui e alla sua famiglia, perché è un'ottima famiglia e lui è un bravissimo ragazzo di sani principi, e questo può permettergli di arrivare a grandi livelli. E questo era l'ultimo servizio per questa sera, ma vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Replay, proprio per parlare del futuro del Pescara con Enrico Rocchi e i suoi ospiti, ovviamente sul canale 13 del digitale terrestre. Il TG6 invece torna puntuale questa sera con l'edizione numero 3 alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.